Jonathan disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente». Primo libro di Samuele, capitolo 14, verso 6. Vittoria certa. Il versetto di oggi è tratto dal testo biblico che racconta una delle vittorie più belle ottenute dal popolo di Dio. Jonathan, figlio del re Saul, si trovò a combattere contro i Filistei, che potremmo anche definire i nemici storici del popolo di Israele. Jonathan ripose la sua fiducia nell'Eterno e andò a combattere pur sapendo che erano numerosissimi. Si fidava del Signore e l'espressione usata in questo verso è passata alla storia per tutti quelli che credono in Dio. Nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente. È una verità incontestabile. Dio può compiere meraviglie. Egli può ottenere vittorie indipendentemente dal numero delle persone e da ogni tipo di forza impiegata. Eppure questo Dio così grande ed onnipotente si abbassa fino a far divenire l'uomo suo collaboratore nella vittoria, onorando così in un modo inimmaginabile l'uomo stesso. Così fu con Jonathan e col suo scudiero. Qualsiasi battaglia stai affrontando, affidati a Dio. Abbi fede in Lui come fece Jonathan. La vittoria sarà certa e Dio ti onorerà.